Mi chiamo Lucilla Conte, insegno diritto costituzionale presso il DISEI e nell'ambito del corso di laurea magistrale in giurisprudenza per l'economia e per l'impresa. Io stessa sono stata un tempo una studentessa dell'Università del Piemonte Orientale e oggi sono felice di poter lavorare in questa università che mi ha dato tanto. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza per l'economia e per l'impresa è un corso di laurea che ha un obiettivo ambizioso, quello di formare giuristi che tuttavia abbiano anche la possibilità di approfondire discipline di carattere economico-aziendale. In questo modo il giurista che nasce all'esito di questo percorso sarà un giurista in grado di gestire e analizzare la complessità del mondo moderno e di tutte le sue sfide, accostando l'analisi logico-giuridica anche a quella economica. È quindi sicuramente un obiettivo ambizioso in cui lo studente si trova tuttavia accompagnato perché è collocato in un contesto particolare, quello di un'università di ridotte dimensioni in cui il rapporto tra docente e studente è assolutamente interessante e permette allo studente di proseguire nel suo percorso trovando un costante accompagnamento, un costante contatto con il corpo docente. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza per l'economia e per l'impresa permette appunto una serie di sbocchi professionali ai laureati perché oltre alle tradizionali professioni avvocatura, magistratura, notariato, forma effettivamente dei giuristi in grado di poter assumere anche funzioni dirigenziali e manageriali proprio per le ulteriori competenze acquisite in ambito economico. E quindi effettivamente è un percorso ambizioso che allo studente che sarà poi laureato magistrale in giurisprudenza per l'economia e l'impresa permette con l'iscrizione un ulteriore anno e un unico anno di corso in uno dei corsi di economia attivati presso il DISEI di conseguire anche la laurea magistrale in economia, quindi una doppia laurea in 6 anni di corso. Io mi sono iscritta a giurisprudenza perché giurisprudenza effettivamente è un corso di laurea di taglio umanistico che permette di arrivare alla radice dei rapporti tra le persone, ma oggi se dovessi iscrivermi nuovamente a giurisprudenza opterei per questo nuovo corso, questa laurea magistrale in giurisprudenza per l'economia e per l'impresa perché la complessità delle sfide di oggi chiedono al giurista di allargare i propri orizzonti anche alle materie e alle discipline di carattere economico.